Passo la parola a Raffaele Fitto, la persona più mortificata della campagna elettorale. Grazie Vittorio e grazie a tutti quanti voi. Io voglio innanzitutto ringraziare Vittorio, ringraziare tutti gli amici che con lui hanno condiviso questo impegno amministrativo che ci vedrà impegnati dopo questa campagna elettorale anche per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco. E voglio partire da questa considerazione per dire che in questi lunghi anni abbiamo avuto con Vittorio occasione di collaborazione molto importanti, con risultati concreti, che hanno fatto da una parte accrescere il nostro rapporto di amicizia, ma dall'altra anche hanno dato quei risultati concreti ai quali tu hai fatto riferimento. Dico questo perché io capisco, ed è giusto che sia così, che gli amici giustamente mandavano messaggi, mi tiravano per la giacca o mi tiravano i capelli, però il punto qual è? Che in una regione come la Puglia, di gente che nei giorni in cui si erano composte le liste mi tirava la giacca e i capelli ce n'era tanta. E questo tavolo, che sta dando una bellissima dimostrazione di sé in questa campagna elettorale, è una testimonianza, perché noi a questo tavolo, Nicola Ceracea adesso si è appena allontanato, abbiamo tre amici, Nicola Ceracea alla Camera, Pietro Giullaro al Senato insieme con Vittorio, che hanno tutti e tre una posizione non semplicissima rispetto alla certezza di elezione. Ma ancora prima di loro io voglio dire che per rendere chiara quanto fosse complessa la composizione delle liste, che qui abbiamo un amico come Gino Vitali che ha affrontato, che sta affrontando questa campagna elettorale in una regione particolare, in campagna che non arrivava mai, con tutta una serie di questioni che ricordate, quindi non stavo qui a richiamarle. Però in quella campagna elettorale, il giorno dopo quel risultato, quanti di noi hanno pensato che quei 24.000 voti che ci hanno fatto perdere in Italia, che diviso il numero dei comuni italiani vuol dire tre voti a comune, poteva essere il contributo non di un deputato, un senatore, un sindaco, di un cittadino che andava a votare, che convinceva un amico, che spingeva un parente indeciso, che riusciva a portare un contributo minimo alla causa generale? Perché io faccio questa premessa? Perché noi in questa campagna elettorale non dobbiamo commettere l'errore del 2006, non dobbiamo lasciare Berlusconi da solo a crederci nella possibilità di vincere questa campagna elettorale. Dobbiamo noi dare il nostro contributo. Ma quando dobbiamo... Berlusconi era a distanza di 10 punti nei sondaggi da Bersani e ha proposto la soppressione dell'IMU, Monti ha risposto che l'IMU è una tassa giusta e che era il responsabile fare quella proposta, e Bersani parlava di patrimoniale. Perché la coerenza del voto, il fatto che ci sia un voto assegnato ad una coalizione che per 5 anni continua a mantenere la legittimità di quel voto, soprattutto lo porta avanti rispetto agli impegni assunti con gli elettori, non è un aspetto molto importante. In più c'è una considerazione finale: questi giorni si sta per valutare rispetto al voto quello che può accadere. Noi possiamo dire se abbiamo una capacità di cercare di recuperare il consenso tra gli decisi. La differenza tra le persone e Bersani è minima. Quelli che hanno un radicamento territoriale collegato all'estrema sinistra sono candidati in quelle liste e andranno loro in Parlamento, non con una visione politica o con una proposta. Andranno lì con l'idea che in Parlamento ci possa essere, continuare ad essere la protesta. Noi abbiamo un compito importante, voi avete un compito importante in queste ore, mobilitarvi per cercare di recuperare in questi elettori indecisi un margine importante di voto, perché se noi recuperiamo questo consenso abbiamo la possibilità di vincere questa campagna elettorale. E noi in Puglia abbiamo, caro Vittorio, un elemento in più, perché se è vero come è vero quello che tutti i sondaggi ci hanno indicato, noi abbiamo due grandi opportunità. La prima, la Camera dei Deputati, essere la prima regione come PDL in Italia, ce ne potremmo dare il più grosso contributo alla vittoria politica nazionale, perché alla Camera dei Deputati, dove il premio di maggioranza è nazionale, la Puglia potrebbe essere la prima regione d'Italia con la percentuale più alta. Al Senato noi abbiamo una partita tutta nostra che assume altri rilievi, in questo caso assume il rilievo della vostra elezione, tua e di Pietro, ma non è solo questo il punto fondamentale ed importante. Noi portiamo 11 senatori alla causa politica nazionale in Senato.
Noi abbiamo la possibilità di eleggere 11 persone che sono tutte strutturate e radicate con il territorio e quindi al disegno politico nazionale c'è la possibilità di rappresentare gli interessi di un territorio. In più, visto che noi da qui a breve saremo chiamati a votare di nuovo per il rinnovo della regione, creeremo le condizioni propedeutiche con questo voto per poter compiere il primo passo in avanti verso un'azione politica che ci porti a riprenderci la regione. Perché anche su questo voglio dire rapidamente due cose. La prima è quella collegata ad una considerazione. Vendola si candida e dopo meno di 2 anni scioglie la regione. Antepone il suo interesse diretto all'interesse di carattere generale. E lo fa in un momento in cui la regione è allo sbando. Noi siamo non governati in questo momento a livello regionale perché mezza giunta è candidata. Sta girando dalla mattina alla sera per la campagna elettorale. Non ci sono provvedimenti e soluzioni su questo. E lo fa in un momento nel quale l'indicazione nazionale Bersani-Vendola testimonia che Bersani e Vendola stanno a queste elezioni come Prodi e Bertinotti stavano alle elezioni del 2006. E soprattutto, noi su questo dobbiamo riflettere molto bene, perché se gli italiani sono schiacciati dalle tasse, i pugliesi lo sono molto di più, perché in questa regione per pagare un debito sanitario pari a circa 500 milioni di euro che ogni anno questa regione produce, questo governo regionale produce, Vendola e la sua giunta producono 500 milioni di euro di debito, i cittadini pugliesi sono tartassati più degli italiani, perché tutti quanti voi, tutti quanti cittadini pugliesi, tutti quanti noi paghiamo l'IRPEF più elevato rispetto al resto d'Italia, l'IRAP, le imprese pugliesi pagano un IRAP maggiore rispetto al resto d'Italia. La bolletta del metano, leggetela bene perché c'è una quota che riguarda la tassa regionale. Quando andate a fare benzina, ricordatevi che in quel costo incredibile c'è il di più di competenza regionale. Tutto questo fa 350 milioni di euro che la giunta Vendola ci ha regalato in questi anni e che vanno esclusivamente a coprire una grossa parte di un debito sanitario che produce uno dei peggiori sistemi sanitari per il livello di sfascio e di ingovernabilità che c'è dopo che si sono riempiti la bocca su questo tema. Allora noi in Puglia abbiamo un motivo in più per dare una risposta forte e soprattutto per dimostrare che se il buongiorno si vede dal mattino, se gli esempi sono quelli del governo regionale, esattamente quello che può accadere a livello nazionale lo conosciamo già. Un debito e una spesa pubblica che aumenta, le tasse e la pressione fiscale che aumentano, perché questo è lo schema di fronte al quale noi ci troviamo. Noi proponiamo esattamente l'opposto, l'abbiamo dimostrato, perché nei governi Berlusconi, anche nelle nostre esperienze regionali, non c'è mai stato un aumento della pressione fiscale. Possono dire di tutto, abbiamo commesso altri errori, ma un governo Berlusconi o un governo di centrodestra che abbia messo le mani nelle tasche dei cittadini non c'è mai stato. Ed è questa una caratteristica di fondo, che nel momento in cui la crescita viene meno, nel momento in cui vi sono i gravissimi problemi economici, nel momento in cui dobbiamo cercare di alimentare il momento di ripresa nel nostro paese, questo diventa un elemento decisivo, discriminante e differente. Sono tutte ragioni per le quali io sono convinto che Vittorio, tu, gli amici che mi mandavano i messaggini e tutti quanti voi possiamo recuperare in questi giorni motivazioni forti per camminare casa per casa, per recuperare 1, 10, 100 voti, per portare avanti un'azione politica che possa dopo il 24 e 25 febbraio far festeggiare una grande vittoria del PDL e la elezione di Vittorio Zizza, di cui io sono convinto e contento. Grazie.